Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del tuo volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
riposi in terra. Pater noster ques in celis, sanctificetur nomen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 8, 9 febbraio 1908, è la prima parte del testo, mentre la seconda è del volume 7, 28 novembre 1906. Per realizzare il progetto del vivere completamente degli atti di Gesù, Gesù si rivolge all'uomo decaduto per riportarlo allo stato d'origine e dice: voglio insegnarti il modo come devi stare con me. Primo, devi entrare dentro di me e trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Secondo, quando ti sei riempita tutta di me, esci fuori ed opera insieme con me come se io e tu fossimo una sola cosa, in modo che se mi muovo io, muoviti tu. Se penso io, pensa tu la stessa cosa pensata da me. Insomma, qualunque cosa che faccio, la farai tu. Terzo, con questo operato insieme che abbiamo fatto, allontanati un istante da me e vai in mezzo alle creature, dando a tutti e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme. Cioè, dando a ciascuno la mia vita divina, ritornando subito in me per darmi a nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi, pregando, scusandoli, riparando, amando. Ah sì, amami per tutti, saziami di amore. Voglio te, tutta stretta e unita con me. E questo non ti credere che lo devi fare solo quando preghi o quando soffri, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità, come se uscisse da me il tuo operato, in modo che dovresti essere tu non altro che la scorza. E rotta la scorza della tua opera si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Perché facendo tu tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità. Perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me. Quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo. Onde, facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te, ed il tuo operato si diffonderà a bene di tutti. Sicché, ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Allora, come sempre, questi scritti e queste meditazioni hanno una portata, a mio modestissimo avviso, assolutamente sconvolgente. Io vorrei prendere proprio spunto dalle ultime considerazioni fatte da Gesù, dall'ultima in particolare. Facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere, attenzione, tutte le creature in te, ed il tuo operato si diffonderà, attenzione, a bene di tutti, sicché ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Che significa questo? Significa che operare nella divina volontà, oltre che essere la massima forma di, perdonatemi, autosantificazione, perché santità più grande non esiste, è anche il mezzo più efficace per aiutare il prossimo. Tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te, ed il tuo operato si diffonderà bene di tutti. Ed è anche la maniera migliore per riparare il vuoto enorme che la cattiveria umana lascia
nel cuore di Gesù, ancorché gli altri non mi daranno niente, attenzione, io prenderò tutto da te. Mi pare di averlo detto anche nella meditazione dei giorni scorsi. Cioè noi potremmo dire a Gesù, poi dirò qualche cosa anche su chi per devozione particolare, specialmente i consacrati totus tuus, vuole fare le stesse identiche cose con Maria, potremmo dire a Gesù o a Maria, ci sono io qui ad amarti e a ripararti per tutti. Certamente non come gesto di superbia, né tantomeno come gesto, come dire, surreale, quindi come pio desiderio, ma come cosa assolutamente reale. Faccio una premessa, le cose che ascoltiamo qui dire in relazione a Gesù si possono, per chi fosse particolarmente devoto, traslare con la Divina Maria, senza paura. Questo non perché la Divina Maria come Gesù sia una dea, d'accordo? Noi capiamo che gli atti di Gesù sono tutti quanti nella Divina Volontà, ci si può unire ad essi in qualunque momento e prendere tutto perché erano atti divini, quindi compiuti dal Figlio di Dio fatto uomo. Ecco, la Divina Maria non è una dea fatta uomo, però, c'è un piccolo però, che dall'istante del suo concepimento la Divina Maria è rinunciata alla sua volontà e si è unita alla Divina Volontà, ella è la Divina Volontà fatta creatura. Come spiega bene San Luigi Maria Monfort nel Trattato della Vera Devozione, e guai a noi se ci uniamo, come dire, come fine anche prossimo delle nostre azioni a qualcuno, a qualsiasi essere umano, fosse anche il più santo dei santi. Questo creerebbe ostacolo all'unione con Dio. Vale per tutti, meno che per la Madonna. Perché la Madonna è completamente divina. Cioè, i tratti che lei ha conservato, che sono tra l'altro tratti adorabili, sono quelli della sua personalità umana, del suo carattere, del suo temperamento, chiaramente sono le sue fattezze corporee. Ma tolte quindi queste cose, che tra l'altro ne fanno una creatura assolutamente unica e deliziosa, il resto è tutto divino. E anche la Divina Maria, come ha spiegato bene negli scritti di Luisa, ha rifatto in tutta la sua vita terrena e riparazione tutti gli atti di tutto quanto il genere umano, proprio per questa riunione, per questa unione, scusate, profondissima che c'era in lei, assoluta, con il divino volere. Capite? Per cui ogni atto compiuto dalla Madonna è stato sempre un atto divino, è l'unica creatura che ha compiuto solo atti divini. Anche Luisa, che è stata scelta per entrare in questo mondo, non ha compiuto nella sua vita solo atti divini. Sappiamo tutti quanti, no? Cioè, le rivelazioni sulla Divina Volontà le ha avute quando era già grandicella, quindi da bambina. E io presumo, ecco, a meno che non ci sia qualche grazia straordinaria dell'Altissimo, cose che io non so, cioè che fino a quando non ha conosciuto il regno della Divina Volontà, non ha preso coscienza che lei doveva essere la pioniera tra gli uomini in questo regno, e quindi ha detto il suo fiat, e chiaramente senza se, senza ma, però non ha compiuto tutti atti divini e solo atti divini nella sua esistenza, neanche Adamo, perché Adamo li ha fatti fino a quando non ha peccato, e neanche Eva fino a quando non ha peccato. Cioè, l'unica creatura della razza umana, e questo sarà in perpetuo per la Madonna, questo top non glielo toglierà mai nessuno, l'unica creatura puramente umana, della razza umana, che nella sua vita ha fatto sempre e solo atti divini, è la Madonna. Capite? Per cui tutto quello che adesso sentiremo di Gesù, le anime devote alla Madonna possono tranquillamente, senza paura di dispiacere a Gesù, che anche Gesù è contentissimo, perché tutto quello che viene fatto a gloria di Maria immediatamente non solo che ridonda a gloria di Gesù, ma ridonda, dice San Luigi, se fosse possibile anche un po' di più, perché l'amore che Gesù ha per la Madonna, per la Divina Maria, noi lo comprenderemo soltanto in cielo, e lui è contentissimo che tutto passi attraverso di lei, felice. Quindi non si devono avere remore. Cioè, quando si invoca la Divina Volontà, viene Divina Volontà ad operare in me, se io ogni tanto dicessi viene Divina Maria ad operare in me, la Divina Maria è
intrisa di divina volontà. Ecco, capite? Si potrebbe quasi dire è la divina volontà, ovviamente non per essenza, ma per partecipazione, perché unitasi ad essa nel primo istante del concepimento, non ha mai perso questa unione. Ecco, questo ci tenevo a dirlo per ragioni di giustizia e di gloria del Padre. Allora, quali sono le operazioni? E anche queste, no? Faranno comprendere anche l'importanza, per chi ha fatto la consacrazione Totus Tus, che molte volte, perdonatemi, viene fatta o chiesta con eccessiva frettolosità e quindi con scarsa percezione, scarsa maturazione e non essendo ancora all'altezza di poterla comprendere e viverla. Io dicevo nei giorni passati, anche la vita nella divina volontà non è difficile capirla, però certamente occorrono dei requisiti, capite? Non è possibile che uno ha fatto fino a ieri una valanga di peccati mortali e fa la confessione generale il giorno dopo che entra la divina volontà. Cioè, se Dio fa un miracolo, certamente che è tutto possibile, no? Ordinariamente no. Allora, San Luigi stesso lamentava che tra tutti i consacrati quasi tutti si sarebbero fermati a livello esteriore della Totus Tuus. Qualcuno si sarebbe appena affacciato dentro il mondo di Maria, proprio adesso quando uno apre la finestra dice che ci sta qua dentro, ma basta. Cioè, entrare dentro il mondo tutto di uno della Madonna, cosa che non avrebbe fatto quasi nessuno. Qual è la prima cosa che dice Gesù da fare per trovare l'unione, la fusione con lui e con la sua volontà? Devi entrare dentro di me. Vivere in Maria e trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Ecco, come si fa questa operazione? Che è un'operazione totalmente interiore. Da un lato si fa con un atto di volontà, d'accordo? Semplicemente dicendo, Gesù, io entro in te. Mi fondo in te. Desidero prendere tutto ciò che trovo in te. Desidero trasformarmi in te. È evidente però che questa operazione sarà tanto più fruttuosa quanto Gesù, le sue parole, la sua vita, è oggetto continuo e costante della mia meditazione quotidiana, della mia preghiera, della mia conoscenza. Il terzo passaggio che dice porta a tutti e quello che hai ricevuto, diciamo in me, no? E va in mezzo alle creature dando a tutti e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme. Questa operazione si può fare sia a livello interiore, quindi con un nuovo atto di offerta e di volontà, sia per chi, voi sapete che Luisa viveva per divina volontà dentro una stanza con pochi contatti umani e ha fatto tutto quanto il bene che ha fatto all'umanità. È un'anima che vive nel mondo e che sta continuamente a contatto con le persone. È evidente che questo andare dalle creature assume non soltanto il fatto di offerta e di preghiera interiore, no? Se uno si impratichisce con i giri nella divina volontà, metto il mio ti amo Gesù in quel fiore, d'accordo? Per ringraziarti di averlo creato, il mio ringraziamento è fatto da me per quello. Poi il mio ti amo significa anche dirti il grazie in quel fiore che non può darti il suo grazie, però significa anche dirtelo a nome di tutta l'umanità che quel fiore neanche lo considera e non ti ha mai detto grazie per il ti amo che ci hai messo dentro. Quindi il terzo passaggio è un estendere la nostra fusione con quest'opera del Fiat Creante, in maniera, attenzione, e feconda ed efficace per tutta l'umanità, per questo gesto che abbiamo sentito, produce benefici immediati in tutti e ripara Gesù per la gratitudine di tutto il mondo. L'ultima parte che ho letto all'inizio di questa meditazione, no? E quindi questa è un'operazione interiore, capite? Io però posso e devo portare tutto il mondo interiore
di unione e di fusione con la divina volontà nel mondo? Allora, se io vivo fuso con Gesù o con la Divina Maria, che tanto è la stessa ed identica cosa, qualcuno mi dice: come faccio a capire che sto nella divina volontà? Il Vangelo di due domeniche fa: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Già quello, no? Cioè, uno dei segni inequivocabili, dicono coloro che sono più esperti di me, che si vive nella divina volontà, è l'assoluta pace interiore, che non si perde mai. È evidente che questa, se tu ce l'hai, la porti tra le creature, le vedono queste cose, no? La si porta nel tratto, la si porta nella conversazione, la si porta negli sguardi, nella pacatezza dei modi, nel garbo, nella gentilezza, no? È evidente questo qui. Capito? Altrimenti diventerebbe anche la via della divina volontà una sorta di spiritualità disincarnata. Quindi è chiaro che il primo passaggio è entrare in Gesù. Ecco perché l'interiorità è una cosa fondamentale. Così come io non posso fare, perché che fai a fare considerazione una Madonna se tu, cioè, la Madonna deve essere oggetto di attenzione e di studio continuo, cioè tu devi entrare nel suo mondo, nei suoi modi. Questo fa come la divina volontà si nutre di conoscenze, no? È così la devozione alla Madonna si nutre di conoscenze. Ma per fare consacrazione devi leggere, devi studiarle, devi leggere le opere principali sulla Madonna, i scritti di San Bernardo, le glorie di Maria di Sant'Alfonso, il trattato delle opere di San Luigi Monfort, e a mio avviso la mistica città di Dio di Maria da Greda, a mio avviso fondamentale per comprendere l'umanità di Maria, la Madonna nei scritti di Maria Altorta, del padre, del più grande mariologo del secolo scorso, che è padre Roschini. Cioè, noi non possiamo non farci un'idea adeguata, d'accordo? Perché poi dobbiamo abituarci a navigare, capite? Cioè vivere in l'immagine, come quella di un pesce che sta dentro l'acqua, capite? Cioè si muove in quell'habitat. Quindi quello è il primo passaggio. Il secondo, quando ti sei riempita tutta di me, quindi riempirsi, capite? Saturarsi. Quindi vedete come la vita nella divina volontà porta un tasso altissimo di santità e di santificazione, perché porta a saturarsi di Gesù o di Maria. Quando sei riempita tutta di me, esci fuori ed opera insieme con me, come se io e tu fossimo una sola cosa. In modo che se mi muovo io, muoviti tu. Se penso io, pensa tu alla stessa cosa pensata da me. Insomma, qualunque cosa che faccio io, farai tu. Ecco, questa è l'esperienza che serve a rendere operativa questa cosa. Perché se siamo riempiti di Gesù, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questo, come già detto, non si dice a chiacchiere. Perché se tu spari una rispostaccia da gafone a chi ti sta intorno, ma che te non sono più io che vivo, ma Cristo vive in te, vive Satana in te, se spari una rispostaccia da gafone a chi ti sta intorno, perché il re dei gafoni è Satana, non è certo nostro Signore Gesù Cristo, no? E se tu spari una risposta da gafone, vuol dire che non ti andrà subito a dire cioè, che il tuo tasso di unione e di fusione con Gesù è basso. Allora, stai in Lui, moltiplica gli atti, pensa a Lui, fonditi in Lui, impara meglio il Vangelo, d'accordo? Approfondisci le conoscenze su di Lui. Capite? Quando questo si realizza, veramente in noi accade questo fenomeno veramente strabiliante e tutto divino, che i nostri pensieri non sono più i nostri pensieri, ma sono quelli di Gesù. Le nostre operazioni non sono più le nostre operazioni, ma sono quelle di Gesù. Qualunque cosa che noi facciamo, non siamo noi a farla, è Gesù che la fa in noi. Quindi, guardate che l'unione, cioè se voi leggete, adesso non ci sta, non è possibile, no? Leggete i manuali di ascetiche, i grandi autori spirituali, i grandi scrittori, Santi Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, e tutti concordano sul fatto che il fine e della vita interiore, ma anche il fine per cui siamo stati creati, è la santità.
E non c'è santità senza un altissimo tasso di vita interiore, non c'è. Capite? Ecco perché la cosa più importante della consacrazione totus tuus non è fare la consacrazione, non è recitare il Magnificat tutti i giorni, anche se tante cose bisogna fare, non è mettere la catenella al polso, al collo, al piede, dove vuoi, non è recitare la coroncina di 12 stelle, tutte cose che si devono fare, le pratiche esteriori, ma è vivere con Maria, stare stabilmente unito alle intenzioni. Vedete, la vita è una divina volontà. Quando fai un atto nella divina volontà, tu sei sempre unito alle tre intenzioni di nostro Signore Gesù Cristo. Quali erano? Massima gloria di Dio, riparazione dei peccati e conversione dei peccatori. Fare tutte le cose per mezzo di Maria, scrive San Luigi, significa che in ogni azione bisogna fare una rinuncia a se stessi per stare uniti alle intenzioni e disposizioni della Divina Maria, perché la nostra opera non sia nostra ma sia sua. La stessa identica cosa, aveva ricevuto delle grazie alla sua amore e devozione alla Madonna, che è la volontà di Dio fatta carne, pur non avendo avuto il sole della chiarezza che ha avuto Luisa, insomma, che ha avuto delle liberazioni veramente chiare e strepitose, però ci sono dei grandissimi prodromi e prequel, no? Allora, se tu non stai unito all'intenzione della Madonna, a che serve che sei diventato totus tuus? Vivere con Maria. Vivere con Maria vuol dire imitarla, vuol dire obbedirle. Cioè, se la Madonna apre bocca, cioè, se io apprendo che la Madonna è spesso soggetto a un desiderio, d'accordo? E non lo faccio, ma che te totus tuus? Totus tuus è uno schiavo, totus tuus è una persona che ha rinunciato alla propria libertà per amore, come chi viene alla divina volontà, cioè perché la massima esaltazione della libertà è la sua totale rinuncia per amore di Dio, cioè perfettamente libero da chi fa mai quello che vuole, proprio al contrario di quello che si pensa, è sempre e solo quello che vuole Dio. L'anima devota alla Madonna è quella che non fa mai quello che vuole lei, ma fa solo quello che vuole la Madonna. E siccome la Madonna poi tra l'altro è così buona che non dà mai ordini, Dio almeno la dà di comandamenti o qualche altra cosa, anche Gesù nel Vangelo in alcune circostanze è perentorio nella forma, anche se è sempre dolce nei modi, la Madonna dice sempre invito, vi invito, vi esorto, desidero, capite? Quindi se uno non sta nell'ottica che vuole fare tutto quello che la Divina Maria vuole, ma che te totus tuus, capite? Quindi facendo anche un pochettino di esame di coscienza, di chiedersi cosa la Madonna farebbe in questa circostanza o cose di questo genere, no? Capite? Se una persona, come dice Gesù, come dice San Paolo, no? Perché tutti quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi, d'accordo? Passaggio che è contenuto anche nella Santa Messa, in una delle preghiere eucaristiche, a mio avviso, più belle, che è la preghiera eucaristica quarta, no? E perché non viviamo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi, ha mandato al Padre lo Spirito Santo, no? Fa parte della consacrazione totus tuus anche vivere per Maria. Cioè vero vuol dire che noi non dobbiamo avere nessun altro interesse che la sua gloria, la conoscenza del suo nome, l'attuazione dei suoi piani, cioè una vita spesa per. Quindi non posso vivere per me stesso, e sto sempre a pensare agli affari miei, o aggiustarmi le cose mie e faccio la considerazione totus tuus, ma guarda totus tuus. Io considero personalmente, a livello personale, questa è un'opinione mia personalissima, quindi si può tranquillamente prendere per quella che è, la consacrazione totus tuus, ben fatta e vissuta e ben compresa, propedeutica, d'accordo, alla vita nella divina volontà, perché se la fai bene, la capisci bene quella, ti ci manca, non ci manca tantissimo, capite? Sono semplicemente una, certamente, grande chiarezza e ulteriori conoscenze che illuminano enormemente il nostro mondo interiore, ma siamo già, come dire, dentro delle fondamenta ben poste, insomma, di questo edificio, no? Quindi i gesti devozionali e ascetici, perché questi di fatto sono gesti devozionali e ascetici, no? Quindi senza voler sminuire nulla, dando loro questo nome, che è il nome che hanno, ma non vanno mai fatti a cuor leggero. Io ho conosciuto persone che l'hanno completamente rinnegata la consacrazione totus tuus, di fatto, capite? Non è certamente una cosa bella, una cosa di questo genere. Sarebbe stato meglio non farla per niente. Ecco, concludo nella seconda parte che abbiamo letto, nel secondo scritto,
è appunto l'esortazione di Gesù a fare in modo che questa unione sia, come dire, H24. Quindi non ti credere che il vivere stretto unito con me devi farlo soltanto quando soffri o quando preghi. Devi farlo sempre, se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto come se lo facessi nella mia umanità. Anche le cose belle e buone della vita, se ti prendi un divertimento lecito, ecco, lo devi fare nella divina volontà, se vuoi vivere questo. E quando mangi, dici, ma come mangiamo, non bisogna fare soltanto i digiuni. No, bisogna fare anche qualche volta i digiuni, ma ogni tanto bisogna pure mangiare. Ma si mangia nella divina volontà, non soltanto quando non si fanno i peccati di gola, ma anche quando si riceve il ti amo di Dio in quello che stai mangiando, lo ringrazi, perché il Signore ha creato le cose buone per la nostra gioia, non certo perché ne facessimo un idolo della nostra esistenza, perché vivessimo per mangiare, o perché facessimo i bagordi, o peggio ancora, ecco, ci strafogassimo, oppure buttassimo la roba dentro il secchio, lasciandolo. Ma c'è una cosa buona, la ricevi da Gesù e la ricambi, e la spandi, la offri. Capite? Gesù ha mangiato sul pianeta Terra, capite? Non ha fatto soltanto i 40, ha fatto i 40 giorni di digiuno nel deserto, ma ordinariamente Gesù mangiava, quindi ha santificato questo gesto, beveva, d'accordo? Conversava, e, capite? Ha santificato tutto. Lui usa l'esempio della scorza, no? Noi dovremmo essere la scorza che rotta si vede il frutto dell'opera divina. Per esempio San Massimiliano Maria Kolbe, concludo, ricordando che questa operazione va sempre a beneficio dell'umanità tutta, addirittura comprese le azioni più indifferenti. E San Massimiliano parlava di una cosa che molti poi non hanno capito, San Massimiliano Maria Kolbe, di transustanziazione in Maria. Sapete che significa questo qua? Significa che, e questo vale anche perfettamente per, cioè, per il regno della divina volontà, cioè la tua persona, che cos'è l'Eucaristia? Tu vedi pane, cioè vedi le specie eucaristiche esattamente come erano prima della consacrazione, non cambia niente esteriormente. Vedi il pane che ha la stessa forma, lo stesso odore, lo stesso colore, lo stesso sapore, d'accordo? Ma quello non è più pane, è Gesù. E Gesù, attraverso quelle specie, è presente ed opera misticamente. Cosa vuol dire transustanziazione in Maria? Significa che l'unione con la Madonna deve giungere al punto che si vede Leonardo, d'accordo? Perché Leonardo continua ad avere la stessa faccia, sempre più brutta man mano che passano gli anni, la stessa voce, le stesse fattezze, sempre meno sbaglianti man mano che crescono gli anni, che lo stesso modo di lo stesso, come dire, tratto, temperamento, ma non è più lui il soggetto delle tese, non è più lui che pensa, non è più lui che parla, non è più lui che opera, ma nascostamente è la Madonna che opera in lui. Magari, questo ho fatto un esempio molto molto improprio, però la stessa identica cosa accade nella divina volontà. Non ci sono più due volontà, come dire, unite, ma ce n'è una sola a cui si è data completamente carta bianca e che può davvero operare in noi totalmente e liberamente, perché noi abbiamo imparato ad operare sempre, tutto, niente escluso, in Lui. Preghiamo sempre lo Spirito Santo, a termine di questa meditazione, che ci doni la grazia di poter comprendere la profondità, ecco, di questi insegnamenti e la risoluzione, anche la forza, di volerli mettere in pratica. Facciamo sempre un minuto di silenzio e poi concludiamo.
O Divina Maria, tu insieme al tuo Figlio Gesù sei il regno della Divina Volontà fatto persona. Tutto ciò che Gesù è stato per natura, dicono i maestri di spirito, tu lo sei per grazia. Tutto ciò che Lui è per essenza, tu lo sei per partecipazione. Ma sei assolutamente divina, con Lui e in Lui. Noi ti chiediamo al termine di questa meditazione, ecco, di suscitare in noi il desiderio fermo, unito a un fermo proposito e quindi a una ferma risoluzione, di crescere nella conoscenza di te e di Lui. Noi non possiamo entrare dentro di voi come dentro due sconosciuti, non possiamo trasformarci in voi senza avere cognizione di chi siete e di come operate. E non possiamo prendere ciò che troviamo in voi se non sappiamo cosa c'è in voi. Quindi che questo impegno della crescita nella conoscenza, che è un punto fondamentale del regno della Divina Volontà, sia sempre per tua intercessione, o Divina Maria, al centro della nostra attenzione, del nostro sforzo e dell'impiego del nostro tempo. Oggi, come proposito, possiamo proprio, il fioretto, provare a chiederci: ma se io dovessi entrare in Gesù, trasformarmi in Lui e prendere qualcosa da Lui, saprei come muovermi? Conosco Gesù e Maria sufficientemente bene per come sono loro, non per la idea mia che mi sono fatto di loro? Ecco. Giaculatore del giorno. Gesù e Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformarvi e trasformatevi, trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. Gesù, Maria, fatemi entrare dentro di voi e trasformatemi in voi. La Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo di intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento e rivieni al divino volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunica ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunica ed imprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunica ed imprima
nella tua memoria il suggello del suo amore, ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si risanata da ogni infermità spirituale e corporale, da richiesta e abilità di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create affinché tu le ricevi tutte e benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.